Le video notizie di distribuzione moderna. Siamo stati costretti a rinnovarci, spesso nelle situazioni più difficili e dove bisogna anche cercare di trovare nuovi stimoli, nuove idee. Pertanto abbiamo tracciato quella strategia che ci colloca oggi come uno dei retailer che nasce brick and mortar più digitale in tutta Europa. Oggi più del siamo intorno al 35-40% del nostro fatturato fatto da digitale rispetto al fisico. Una nuova strategia omnicanale, ma che in realtà sta sempre più prendendo forma integrando sia l'aspetto digitale sia l'aspetto fisico, facendolo vivere come un tutt'uno verso il cliente. Abbiamo puntato molto sull'umanizzazione del digitale, quindi avvicinare il cliente, l'essere umano, i nostri librai in tutt'uno grazie agli strumenti del digitale. Questo facendolo su tre ambiti di offerta, relazione con il cliente ed esperienza. I nostri librai sono persone molto preparate, molto colte, molto disponibili verso il cliente. In ogni negozio riusciamo ad avere 5-10 librai contemporaneamente a seconda delle dimensioni. Ci siamo chiesti come portare la competenza di tutti i 1200 librai al servizio delle persone, dei nostri clienti. Per questo abbiamo creato degli schermi, dei touchscreen all'interno dei punti vendita, un'app Feltrinelli di siti internet che ha gli stessi contenuti, dove tutti i 1200 librai, proprio la singola persona, fanno delle recensioni, fanno dei consigli degli acquisti, in modo tale che tutti i clienti possano interagire. Abbiamo anche creato una serie di servizi di prenotazione di un appuntamento con il libraio. Abbiamo pensato quindi di inserire questo servizio di personal shopper, ovvero la possibilità di interagire per lo quindi con un libraio, ma non un libraio generico, proprio esattamente il libraio che il cliente cerca. Questa interazione può avvenire sia da un punto di vista fisico, prenotando un appuntamento in negozio, ma anche attraverso chat o conversazioni attraverso Facebook o WhatsApp Business. Abbiamo lanciato questa nuova piattaforma di formazione prevalentemente online, soprattutto visto il periodo, per accompagnare il cliente in un percorso di lifelong learning, lo chiamiamo, ovvero accompagnarlo in tutte le fasi della vita, dall'età scolare fino all'età post lavorativa, per un continuo miglioramento della propria conoscenza. Abbiamo creato dei cofanetti per esempio regalo, che contengono già delle lezioni preconfezionate che abbiamo chiamato lezioni d'autore, dove abbiamo inserito la competenza di tutti i nostri autori. Abbiamo creato anche delle aree di formazione in modo tale che questa formazione possa venire anche in loco, proprio per dare vita al punto vendita, intercettare la nostra community, la nostra socialità e potergli offrire ed erogare diversi nuovi servizi. Un discorso analogo l'abbiamo fatto poi con i videogame. Abbiamo stretto quindi una partnership con Luca Comics, abbiamo creato una sala per gamer, in modo tale da portare quell'esperienza che oggi generalmente le nuove generazioni vivono esclusivamente online, con un rapporto tra persone molto freddo e molto distaccato, abbiamo deciso di portarlo in loco da un punto di vista fisico. Poi sicuramente abbiamo lavorato anche molto sulla digitalizzazione dei servizi fisici. Oggi rispetto alla cassa tradizionale abbiamo inserito tre nuove modalità, da quelle più note come il self-checkout, ma anche modalità più avanzate come il pagamento in mobilità a disposizione dei nostri librai, quindi con un POS mobile, o addirittura ancora più avveniristico, è già attivo, attraverso la nostra app si potrà scannerizzare il codice a barre direttamente sul telefono, effettuare il pagamento con pagamento digitale e uscire dal negozio senza passare dalla cassa. Abbiamo creato una nuova piattaforma streaming che abbiamo chiamato Feltrinelli Live, proprio per portare questi eventi su una piattaforma digitale e poter comunque interloquire con la nostra community di clienti, di lettori, di scrittori, di artisti, metterli in contatto. Abbiamo rinnovato l'offerta introducendo dei corner come quello del libraccio, che trattano libri sempre, ma usati, e di scolastica. Questo ci permette di interloquire anche con nuovi clienti che addirittura portano i loro prodotti di usato, e c'è tutto quel concetto di riciclo e di sostenibilità. Ma abbiamo anche lanciato una nuova private label che abbiamo chiamato Open Words, che si basa proprio sui concetti valoriali di sostenibilità e di contenuto. Abbiamo sfondato il tetto che avevamo aprendo un nuovo lucernario che donasse di luce propria naturale tutto l'ambiente, abbiamo restaurato il pavimento, in più abbiamo inserito anche alcuni aspetti come un corner green di piante, ma non solo, anche un'area di esperienziale per bambini, una parte kids, un angolo di ristorazione, di bar, di
tempo libero. Abbiamo realizzato nel periodo dicembre, gennaio, febbraio un più 30% di fatturato, fatto da più 10% di scontrino medio e più 20% di scontrini,